Anche quest'anno c'è grande attesa a Pagani per i festeggiamenti della Madonna delle Galline, a partire da venerdì 5 aprile con il tradizionale rito di apertura del santuario, a martedì 9 aprile con il concerto di Enzo Avitabili in Napoli World in Arena Pignataro, che chiuderà i festeggiamenti. Apice della festa la suggestiva processione della Domenica in Albis, quando la statua della Madonna delle Galline percorrerà per l'intera giornata le strade cittadine. È tutto pronto anche per accogliere le migliaia di persone che da ogni dove stanno dimostrando il desiderio di partecipare alla festa della Madonna delle Galline, sono le parole del sindaco Raffaele Maria De Prisco, e sarà grande anche la partecipazione di autorità civili e militari al tavolo istituzionale di venerdì presso Palazzo San Carlo sotto il suo manto e lo slogan scelto quest'anno a simboleggiare che si rafforza la tradizione e la cultura attorno a questa antica festa, senza mai perdere di vista la visione primaria, la devozione alla Madonna del Carmelo, venerata a Pagani come Madonna delle Galline. In occasione dei festeggiamenti la città si prepara con un preciso piano di sicurezza che detterà chiusure di strada al traffico veicolare, previsioni di parcheggio extra, sicurezza pubblica e privata. 32 i tosello che accoglieranno pellegrini e visitatori in giro per il centro storico cittadino, con piatti tipici e ritmi della tradizione. Anniversario della morte di Franco Tiano il prossimo 2 aprile è prevista inoltre anche una giornata di eventi in suo onore promossa dall'associazione Tosello Madre Franco Tiano e dalla Proloco Castello di Cortimpiano et Canalis Paganorum, patrocinati dal comune di Pagani. I visitatori avranno inoltre a disposizione delle mappe per scoprire i punti di interesse imperdibili della festa e della città. Inoltre in giro per il centro ci saranno i QR code da inquadrare con fotocamera del cellulare per scaricare tutte le informazioni e le curiosità su tutti i giorni della festa, per un coinvolgimento sempre maggiore paganese, ma sempre di più anche fuori regione, confermate le dirette del rito di venerdì dell'emittente Telenuova e anche della domenica lungo i punti salienti della processione.